Buonasera, buonasera a tutti, bentornati sul canale di Solo Cose Fighe, sono sempre Anto. Questa sera vi voglio presentare la video recensione di un orologio a mio giudizio fighissimo. Parliamo di un orologio a brand Moschino appartenente alla collezione Chip and Chic. Un orologio realizzato in acciaio e specifico subito movimento al quarzo, quindi un orologio piuttosto semplice, non presenta complicazioni nei meccanismi, insomma un orologio commerciale. Andiamo a vedere un attimino un po' più da vicino la caratteristica e perché poi alla fine questo orologio è figo e merita una video recensione più dettagliata. Notate subito che c'è qualcosa di strano, i quadranti sono tre. Pensavate che magari tre erano tanti, ecco qua, ve lo mostro meglio, sono cinque in tutto. Quindi un orologio veramente particolare, un orologio che in questa versione di colore, che è quella diciamo maschile, ha insomma un basso profilo a livello di visibilità, perché al di là dello shape e dei cinque quadranti, comunque i colori sono molto tenui, sono tutte gradazioni dal grigio al bianco al nero sul supporto in acciaio, quindi non particolarmente vistoso, ma uno shape incredibile, veramente vi fermerà la gente per strada per chiedervi dove l'avete preso, perché è veramente molto bello. Se proprio dovessi fare una disamina completa su questo orologio, direi che l'unico difetto riscontrato, a parte il costo nel cambio batterie, perché comunque sono 5 batterie e quelle batterie degli orologi se le fanno pagare, è purtroppo la mancata presenza di una chiusura di sicurezza. Sebbene comunque abbia il cinturino bracciale, però comunque la chiusura a sicurezza ci stava, e soprattutto la delicatezza in questi due ultimi quadranti. Perché? Perché sono quelli che vanno a finire praticamente dietro sotto il polso, e quindi se avete l'abitudine di appoggiarvi su tavoli, mensole, quando mangiate o quando state in ufficio, o se siete poco attenti, rischiate veramente di graffiarlo. Mi sono innamorato di questo orologio perché lo regalai un paio di anni di più, parliamo di 3-4 anni fa, lo regalai alla mia compagna che fa l'assistente di volo e che ancora oggi mi ringrazia e veramente soprattutto per l'utilità anche dell'orologio, perché forse questa è una cosa che non ho detto ancora, ma i movimenti sono 5 movimenti indipendenti. Lasciate perdere adesso che le lancette sono ferme, perché io da buon maniaco ho praticamente staccato il meccanismo per conservarmelo un po', però più che altro a fini collezionistici. Però comunque sia un orologio che ha anche una sua grande funzionalità, soprattutto per le persone che fanno certi tipi di lavoro. Questa è una seconda versione di colore appartenente alla prima collezione. L'orologio, ne esiste anche una versione estremamente femminile con delle varianti di quadrante, con colorazioni più vistose, addirittura, si passa a parte dai numeri romani agli arabi, ma soprattutto a tonalità di rosa, celeste, presenza addirittura di diamantini, insomma, diamanti sintetici, no, non diamanti sintetici che costerebbero ancora tanto, ma comunque penso piccoli Swarovski sugli indici. Carino, carino, mille volte carino, incredibilmente figo. Anche la scatola, il packaging si presenta in maniera estremamente sobria, ma funzionale e fa insomma il suo effetto. Spero con tutto il cuore che volevate vedere qualcosa in più su questo orologio, e se invece è la prima volta che lo vedete, sono sicuro che vi ha fatto una buona impressione, perché l'orologio è veramente carino. Reperibilità sul mercato, su questo metto un punto interrogativo, perché inizia ad essere difficile riuscirlo a trovare.
Posso dire che è stata fatta una release completamente in plastica, mantenendo lo stesso shape, e onestamente ve lo dico, così come questo risulta essere incredibilmente figo, quello in plastica è veramente pietoso. Io non capisco come gli possa essere venuto in mente di fare una release del genere, che poi veniva venduto, se, penso che ancora qualcuno lo venda, a prezzi piuttosto alti. Ingiustificato, sinceramente. Mi dispiace, ma sono un po'. Voglio essere un po' più rigido su questa cosa, perché hanno un po' sputtanato anche questo shape facendolo in plastica. Quindi, ricapitolando, 10 lode per il design, l'idea, l'intuizione, ma soprattutto anche la funzionalità, dell'orologio. Ottimo acquisto a mio parere, grandissima figata. Spero che siate riusciti a sapere qualcosa, di cui volevate sapere di più e vi rimando alla prossima recensione. Grazie e buonanotte.